Finalmente siamo ritornati alla nostra Basilica di Sant'Eufemia. Le prime notizie che abbiamo sulla Basilica di Sant'Eufemia risalgono al V secolo. Infatti la tradizione vuole che questa basilica sia stata fondata da San Senatore Settala, il 23° vescovo di Milano, che scelse di erigere questa chiesa nei territori in cui era insita la sua casa paterna e dove chiese di essere sepolto. Le prime documentazioni però effettive della chiesa di Sant'Eufemia le abbiamo a partire dal IX secolo, quando questa chiesa è citata per la prima volta tra le basiliche visitate durante le litanie triduane. Cosa sono queste litanie? Erano inaugurate con l'aspersione delle ceneri e seguivano la settimana dell'Ascensione. Dunque, erano questi tre giorni di feste religiose dove si visitavano varie basiliche della città. L'intitolazione a Sant'Eufemia ha una storia interessante, perché Sant'Eufemia è una santa orientale e la tradizione sempre vuole che San Senatore si sia recato insieme all'altro vescovo molto importante, Abbondio di Como, in Oriente per partecipare a una serie di concili che in quegli anni si tennero in Oriente per condannare la dottrina monofisita. Cosa diceva la dottrina monofisita? Sosteneva che, in poche parole, Cristo al momento della resurrezione non fosse di due nature, quindi umana e divina, ma solamente di natura divina. In particolar modo il concilio che condannò definitivamente il monofisismo fu il concilio di Calcedonia, che si tenne nel 451 nella basilica della città stessa, dove riposavano le reliquie di Sant'Eufemia. In quel momento San Senatore avrebbe dunque prelevato le reliquie di Sant'Eufemia e le avrebbe portate in città a Milano, e per questo motivo avrebbe intitolato la basilica proprio a Sant'Eufemia. Marco Doggiono, di cui parlavamo all'inizio, quella pala che inizialmente era posta dietro al coro, quindi sull'altare maggiore. L'opera è di Marco Doggiono, uno dei migliori allievi di Leonardo da Vinci, figlio di orafo, entrò a far parte della bottega di Leonardo intorno al 1490 e Marco fu un artista molto furbo, perché riprese e ritramutò, secondo il suo linguaggio, molti dei soggetti che rappresentò il suo grande maestro. Vi faccio solo un esempio tra i tanti. Vediamo da un lato la Vergine delle Rocce, facciamo così, si vede di più? Ok. La Vergine delle Rocce conservata al Louvre di Leonardo da Vinci e dall'altra parte la Vergine delle Rocce in copia di Marco Doggiono, oggi conservato ai Musei Civici del Castello Sforzese. Abbiamo il professore Emiliano Bertin dell'Università Cattolica di Milano, che ha accettato, e lo ringraziamo tantissimo per questo, di aprire questa nostra rassegna con un'arte che noi tutti amiamo tantissimo, la poesia. La poesia, infatti, la sua relazione è Parole per tutti, breve viaggio nella poesia italiana tra 200 e 300. Avete tutti il foglio che vi abbiamo distribuito, che il professore ci ha fatto gentilmente pervenire. Io non perdo tempo in parole inutili, ma lascio subito la parola al professor Bertin, ringraziamo ancora e auguro un buon ascolto. Grazie. Intanto subito ringrazio voi per l'invito, vi congratulo per le cose belle che fate e soprattutto mi fa piacere essere qui, insomma, nel segno di qualcosa che chiamiamo intensamente il Medioevo. Poi condivido anche l'autentico fastidio verso quelle espressioni brutto come il Medioevo, vetusto e ostile come il Medioevo, veramente qualcosa che non fa onore all'oggetto del nostro interesse. Vengo alla
relazione, che è qualcosa, così io credo, piuttosto semplice, che però trovo molto vera, molto critica, cioè la varietà tematica della poesia medievale. Introduco con una semplice domanda, cioè se ci chiedessero un testo poetico del primo secolo e mezzo della nostra tradizione letteraria, che cosa ci verrebbe in mente? Probabilmente un testo erotico, un testo amoroso, qualcosa dello Stinnovo, qualcosa dei Siciliani, qualcosa di Petrarca. Questo è giusto probabilmente per quello che ci hanno insegnato, ma non è del tutto veritiero, nel senso che la poesia del primo secolo e mezzo, due secoli della nostra letteratura, è qualcosa di estremamente vario. Io trovo proprio la varietà della poesia medievale italiana la cifra più significativa di questa. Procedo per quattro capitoli, la poesia molto varia, provo a sintetizzarla in quattro macro aree, che sono l'amore, la religione, la politica e la chiamo così la vita quotidiana. È stato identificato come il più antico della nostra poesia. Non è molto noto perché è da una ventina d'anni che è stato scoperto o riscoperto, ha una storia abbastanza particolare. Oggi lo collochiamo in età abbastanza alta, alla fine del XII secolo. Era stato scoperto, se non sbaglio, negli anni 30 del Novecento da Muzzoli, che era uno studioso attivo a Ravenna, il quale aveva comunicato poi la scoperta di questo testo su una pergamena ancora più antica, appunto nell'archivio vescovile di Ravenna, ad Augusto Campana. Forse qualcuno lo conosce, Augusto Campana era uno studioso geniale, sapeva un sacco di cose, ma non le pubblicava. E magari lo diceva agli amici, lo metteva in delle noticine, per cui c'era la leggenda di questo testo vetustissimo, tutti ne sapevano l'esistenza, perlomeno i colleghi di Campana, ma nessuno l'aveva mai letto. È stato proprio una ventina d'anni fa, Alfredo Stussi, un allievo di Campana, a ritirarlo fuori, facendosi aiutare dagli archivisti appunto della curia di Ravenna. È un testo che è lungo una ventina di versi, vi propongo l'inizio, giusto per capire come va inquadrata la questione. Quando io stavo in Lucatina, ogni amore mi fisti demandare se io volesse sofferir le pene, o le tue ricchezze abbandonare, che in grande le speranza plene, convertire sempre vuol mandare, non rispuse a voi veritamente, che io fidanza non aveva niente, di venire ad uno con la gente, a cui far fistinanza non plasera. Qui viene già fuori uno dei temi forti, cioè l'amore propone delle cose belle, della gioia, della consolazione, il sollazzo, come dicono i poeti antichi, ma è anche un'esperienza di sofferenza, di pene, un'esperienza di catene. È quando io stavo, questo è il senso, tra le tue catene, nella tua prigionia, o amore, mi hai fatto chiedere se io volessi sopportare appunto le pene oppure abbandonare le tue ricchezze, che enno sarebbe sono, che sono grandi e piene di speranza, secondo appunto quanto si dice. Non vi ho risposto subito, perché non avevo la fiducia di andare all'unione con una gente, qui gente non è gente, popolazione, ma è la donna gentile, a cui non piace fare presto. Qui appunto appare subito quello che è uno dei temi forti della poesia posteriore, e cioè la dicotomia tra la sofferenza che comporta l'amore e la soddisfazione che l'amore stesso dà. E al contempo compare la figura della donna gentile. La donna gentile, secondo i canoni di quest'epoca, è una sorta di castellana, feudataria, che esige un servizio, un'obbedienza, obbedienza alla quale il poeta non può sottrarsi, se vuole essere appunto un fine amatore. Questi sono tutti degli stereotipi che troviamo poi per un secolo. Questa è una poesia bella antica, dicono negli anni 80 del XII secolo, quindi in età di Barbarossa,
I primi testi d'autore sono molto rispettabili, 30-40 anni successivi. Gianfranco Contini faceva partire la sua letteratura italiana da San Francesco, quindi almeno 30 anni dopo. Il caposcuola di questo gruppo di poeti è Giacomo D'Alentini, detto notaio. Avete qui un pezzettino di uno dei suoi testi più famosi. Giacomo D'Alentini è attivo tra gli anni 30 e 40, come sapete, uno dei riferimenti cronologici importanti per quest'epoca è la morte di Federico II, appunto esattamente alla metà del secolo. Ed è un testo che si lega immediatamente a quello che abbiamo appena letto, meravigliosamente. Un amore mi distringe, c'è sempre questa idea che l'amore è qualcosa che incatena e mi indena ad ogni ora, non mi lascia mai andare. E poi arriva questa immagine estremamente concettuale della donna e dell'amore, è un'immagine rarefatta. La nostra poesia è figlia della poesia provenzale, quella antica, solo che in Provenza i poeti, i trovatori declamano, cantano donne in carne ed ossa, che sono le mogli dei, insomma, dei loro signori, dei loro castellani. E invece in Sicilia Federico II fa fuori il feudalesimo e esistono donne in carne e ossa, e quindi i funzionari non hanno così delle castellane da decantare, sono donne molto astratte, sono tutte uguali, non hanno nome, non hanno connotazioni fisiche forti. E c'è questa immagine che è molto significativa in questo senso. Come uomo, il uomo, home non sta per uomo, ma sta per on provenzale, è impersonale, come uno potremmo dire, che pone mente. In altro esempio, pinge la simile pintura, così bella faccio che entra lo cuore mio, porto la tua figura. È come un pittore che guarda un modello per entrarlo, così io quando parlo di te, donna, guardo nel mio cuore dove c'è la tua figura. Questo percorso che, insomma, vive di ambivalenza tra un amore vita e amore morte, tocca il suo apice con il Guido Cavalcanti, che conoscete, insomma, come più importante poeta italiano prima di Dante, suo amico e maestro. Cavalcanti porta alle estreme conseguenze questo discorso, dicendo che l'amore è un bisogno fisico che va soddisfatto appena la morte. L'amore porta alla follia se non viene, appunto, se non gli viene data il pene, il suo ovulo. E per spiegare bene questa cosa scrive una canzone che è complicatissima, ancora non si legge mai perché è difficilissima, retoricamente è molto, molto raffinata, intessuta di citazioni filosofiche, che donna me prega, che secondo qualcuno è proprio una risposta più o meno indiretta nei confronti di un Dante che cominciava a pensarla in maniera diversa. Dante scriverà, secondo qualcuno, addirittura la Divina Commedia per rispondere in maniera più che cospicua proprio a questa canzone. La donna me prega perché voglio dire di un accidente che sovente è vero ed è sia vero che chiamato amore, sì, chi lo nega possa sentire. Una donna mi prega praticamente di spiegare questo amore che non è altro che un accidente. L'accidente è tutto ciò che non è sostanza, cioè che è transitorio, che non sta su per se stesso, che è esattamente il contrario di quello che crede Dante, se vogliamo. Cioè, amore è sostanza, amore è una manifestazione di Dio, anzi Dio stesso. E a verso 4, sì, chi lo nega? Chi nega questa verità possa sentire la verità, e secondo qualcuno chi nega la verità di Cavalcanti è addirittura Dante stesso. Questo per far vedere questa linea più o meno ininterrotta dalle origini fino a, qui saremo negli anni 90 del 200, anche se la cronologia non è certa, c'è appunto questa forte insistenza sull'amore che è al contempo fonte di gioia, di soddisfazione, ma anche di pena. Termino questa piccola rassegna sull'amore con Antonio Pucci. Abbiamo visto nel 200 un amore estremamente rarefatto, concettuale, fatta di proiezioni interiori. Già gli stilonisti chiamano per nome le donne, questo già è tirarle fuori dall'astrazione per dare loro una concretezza storica. Ma Antonio Pucci parla anche di loro corpi. E poi, a mio dimino, tenerla mi vorrò nel letto in braccio. Qui parla proprio dell'amplesso nel letto matrimoniale.
A poco stante ella si fu spogliata nel letto, se ne andò la graziosa, la quale vi dico che ho tanto amato. C'è una nuova sensualità nella poesia del maturo 300, che è frutto anche di una nuova antropologia, sono successe tante cose in poco più di un secolo. Penso al francescanesimo, a una nuova concezione più matura del corpo, c'è stata la peste, quindi loro avevano anche maturato un'idea della vita e della morte un po' diversa, e tra un po' lo vediamo. Seconda tappa, la fede religiosa, che è il secondo grande contenitore della poesia e delle nostre origini. Al testo 8 vedo un pezzettino del Laudario di Cortona, che ho manoscritto venerando insomma, della fine del 200, che sta appunto a Cortona ed è una raccolta di laude. Le laude sono dei componimenti poetici che nascono dall'imitazione delle ballate, che erano componimenti appunto eseguiti in alternanza da un coro solista e che spesso si prestavano proprio alla danza collettiva. La lauda, che viene anche ballata, viene chiamata anche ballata sacra, recupera questo schema retorico mettendoci dei soggetti appunto sacri. La cosa interessante della ballata sacra è che spesso però rimangono dentro le parole, i termini tipici del lessico amoroso. E quindi quando andiamo a leggere soprattutto di Maria, a volte anche di Cristo, tornano quelle parole che sono quelle tipiche rivolte all'amato. Spesso se mettiamo di fianco una poesia sacra e una profana di quest'epoca, non troviamo grandi differenze, lo vediamo subito. Altissima luce con grande splendore, in voi, dice il mio errore, dolce amore, la già consolanza. Questo appunto è un testo rivolto alla Vergine. Ave Regina, pulzella amorosa, stella marina che non stai nascosa, luce divina, virtù graziosa, bellezza formosa, di Dio se sembranza. Qui tornano delle parole che trovate normalmente anche in un testo profano. Regina, pulzella, bellezza formosa è proprio tipicamente una bella ragazza. Questo appunto per dire che nella poesia religiosa c'è una certa continuità con il mondo profano, salvo poi avere autori straordinariamente innovativi come Jacopone da Todi, che non troviamo il nome. Jacopone è un autore stranissimo, particolarissimo. Adesso lo vediamo, cioè ha delle grandissime vette di scrittura teologica, mistica, e poi queste punte verso il basso, al contrario, dove rasca proprio il fondo dell'umanità. Gli studiosi dicono che è una manifestazione del suo, così, la sua mistica negativa, cioè del desiderio di annullarsi di fronte alla grandezza del divino. Ma lo vediamo qua subito, amore. Qui c'è tutto un gioco di parole sul tema della luce. Che dai luce, l'amor sarebbe Dio, che dai luce ad ogni che ha luce, cioè Dio, l'amore, che concedi la luce a tutto ciò che ha la luce. La luce non è luce, lume corporeale, cioè tutto ciò che noi vediamo come luminoso in realtà non lo è. È una luce non sostanziale, una luce di riflesso. E al contrario, guardate sotto, lei come in sepoltura, cioè veramente dalle stelle alle stalle. Un ventre del lupo in volatura, e la tigre in cacatura, e la spina interrogativa, cioè a lei come, elenco, scelgo, come in sepoltura lo stomaco di un lupo che mi ha divorato, e i miei resti della tigre e le reliquie nella cacatura, cioè nelle feci, tra le spine e roba. Veramente, come vi dicevo, dalle stelle al sottosuolo. Terzo tema, se c'è qualche problema chiedete pure, terzo tema, la politica. La poesia politica nasce in un contesto comunale, a casa di Federico II ovviamente non si può parlare di politica, però nell'Italia centro-settentrionale sì, e nelle varie guerre, tra guerre e ghibellini ci sono delle manifestazioni di poesia molto interessanti. Delle prime poesie politiche proprio ai Lasso di Guittone, cioè l'autore che abbiamo nominato prima, un suo collega che è Chiaro d'Avanzati, si mette a piangere nel ridosso del 1266 il
fatto che i ghibellini fossero stati sconfitti a Benevento. Le due date di guerriani importanti sono il 60, quando i Guelfi perdono, appunto a Montaperti, e così da rivincita a 6 anni dopo, quando sono i ghibellini invece a perdere. E Firenze appunto diventa Guelfa. Qui Chiara d'Avanzati, che era di famiglia Guelfa, ma qui sembra ormai aver maturato una certa ghibellinità, piange per la sconfitta. Queste canzoni politiche comunali hanno più o meno sempre la stessa impostazione, cioè si piange il cambio di casacca, il cambio di parte politica, taglia la chiamavano loro, si rimpiange come era un tempo la città, la comunità, e si invoca un intervento divino o delle virtù perché appunto venga ripristinata l'antica nobiltà della città. E queste canzoni spesso hanno appunto la forma di un lamento. È quella di Guidone, partiva con Al Lasso, e questa invece Ai, sempre dolce, cara a terra fiorentina. E poi c'è tutto un gioco di parole e di allitterazione sulla F, fiorentina, fontana di valore di piacenza, fior dell'altra, Fiorenza. Terra fiorentina, appunto, che è la fonte del valore, del piacere, che è la prima tra le altre, Firenze. Qualunque più sapere ti den regna, tutte le città più sagge sanno che tu sei la migliore. Formata fu di Roma la tua semenza. Interessante questa parola semenza, però la ritroviamo più sotto. È il tuo seme arriva da Roma. Quest'epoca essere figli di Roma vuol dire essere importanti, eccellenti, bravi, intelligenti. E da Dio solo data la dottrina, poi c'è un pezzo che ho saltato, ahimè Fiorenza, che è membrare lo grande stato, la tua franchità e potenza, che in viltà disposta ad abbassare ed impenare sommessa. Sempre questo tema del rimembrare e del ricordare come un momento doloroso e un momento di propositività per il futuro. Speriamo di tornare come eri. Giannozzo Sacchetti se la prende in maniera molto dura con Giovanna di Napoli, regina, e si passa da un contesto che comunale adesso un contesto di regno, di uno Stato, e ci si proietta verso quella che è la nuova politica del 3 del 400. L'Italia ormai comincia a suddividersi in grossi stati regionali, ed è interessante l'attacco frontale verso il potere, che qualcosa lo vediamo dopo di derivazione dantesca. È un po' Dante a insegnare i poeti a prendersela anche con i potenti, facendone proprio nome e cognome. Giovanna, femminella e non reina, è una femminuccia, non sei una regina. Non donna, qui donna vuol dire nel senso etimologico, non domina, cioè non sei una vera signora, ma fancella sconoscente, sei una fanciulletta priva di gratitudine. Si è arrabbiato qui Giannozzo perché Giovanna di Napoli non era stata molto corretta con tutta una serie di fiorentini. Ingrata e fraudolente, albergo di Lossoria e di Lossuria e di Resia. Qual crudeltà ti muove, qual ruina, qual peccato tale luci spente, che fuori della tua mente si vede ogni virtù che torta hai via. Quindi vedete, Giovanni di Napoli ha tutta una serie di vizi, anche piuttosto brutti, albergo di Lossuria, addirittura Resia, sarebbe l'eresia. Quindi si allontana addirittura dalla fede cristiana, una accusa molto grave per loro. Addirittura viene accusata di aver perso tutte le virtù e di avere gli occhi e le luci spente. Quarto capitolo che andiamo a toccare è quello della vita quotidiana, che è un macro contenitore molto ampio. C'è dentro, chiamerei le chiacchiere da bar, c'è dentro l'educazione dei figli, ci sono dentro gli schermi reciproci, sono tutte cose che la nostra tradizione scolastica non prende molto in considerazione. Mi sembra sbagliato, perché questo tipo di poesia è molto divertente ed è molto vero per le nostre vite individuali.
spirituale, cioè c'è dentro la vita di tutti i giorni. Il 15 è un pezzettino della canzone del zio Aldobrandino, che è un testo molto simpatico, dove questo, insomma, la voce narrata del poeta presenta la sua moglie, che non sarebbe altro che la povertà. E loro hanno questa maniera di rappresentare la povertà, pure la contezza, per esorcizzare, per prenderle in giro, qualcosa che più o meno facciamo anche noi. Mi viene da pensare a questo, una cosa più da ragazzi, che adesso usano gli adulti, mettersi peschi sulle magliette, sulle felpe, una maniera proprio per esorcizzare la morte e la paura. E cosa dice questo figlio Aldobrandino, il figlio Aldobrandino? Questa mia moglie, che è appunto la povertà, di cui ti fa bello, non mostra altro che l'ossa, tanto è magra, e il mal della podaca. Allora, la povertà, questa bella signora che arriva, è tutta mossa, poverina, malata di gotta, parca gesse, più negra è che la notte, tutta nera, tutta sporca. Ah, in quanto orribile cosa pare agra, la fronte sua vestita di capello e collo iniziato ciglio. Praticamente la sua fronte è vestita solo di capelli, quindi va in giro a capo scoperto, non ha un cappello, e quindi appunto un segno di povertà, di miseria. Al ciglio enfiato, cioè gonfio, piange la poverina, piangono gli occhi, il capo si ribotte, cioè, gocciola il capo, botte, quindi piange lacrima, se c'era un buco non saprei bene come chiarire. E poi, presso le volenti grotte dell'ampio naso, mostra pure le fosse coi denti radi e lunghi. Chi proprio un'immagine molto realista, questo naso particolarmente sgradevole, dove le narici sono addirittura delle grotte, e poi c'è questa bocca sdentata, dove i pochi denti che ci sono sono radi, appunto, e lunghi, evidentemente per la ritenzione delle gengive. I labbri, appunto, labbra sottili, par che se ne raggiunghi sino una volta con l'altra se fosse, cioè ha le guance, zigomi sporgenti, sembrano quasi che si possano saldare, e ciascuna beltà in lei raddoppia. Qui c'è la battuta, ogni bellezza in lei appunto raddoppia. Ora voi sapete se noi siamo una bella coppia, molto ironico, molto divertente, e ce ne sono tanti altri così, avevo un po' l'imbarazzo della scelta nel proporveli. Qui ho fatto il mio piccolo viaggio nella poesia delle origini. L'ultimo capitolo riguarda l'arte, lo lascio per ultimo perché una cosa che mi colpisce di Dante è la varietà della sua produzione. Cioè Dante scrive di amore, scrive di fede religiosa, scrive preghiere, scrive di politica, ma scrive anche di quelle cose che ci siamo dette adesso, di scherzi. Tutto il grande tema del comico che c'è nella commedia, e non solo, è un tema che è ben presente all'epoca di Dante, e Dante appunto non disprezza di coinvolgere nella sua opera. Il testo 18 è una delle cose più belle che sono state scritte in lingua italiana, è il sonetto Tanto gentile, tanto onesta pare, che è appunto incastonata al centro della Vita Nuova, ed è uno di quei sonetti che fa parte del ciclo della Lode, che ribalta un po' quella visione dell'amore che vi dicevo prima. Si arriva da un amore che è servizio, che è soddisfazione ma anche sofferenza, ma un amore che per Dante è un atto gratuito, è l'amore. A me piace questa donna, le voglio bene, direi non ho altro dovere che dirne bene. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quando è l'altrui saluta. Qui si viene apprezzato, viene considerato l'atto del salutare. La mia donna è straordinariamente bella, è gentile, onesta interiormente, quando saluta gli altri, questa ambivalenza della parola, forse sapete, il saluto è anche la fonte della salute malatina, cioè della salvezza. Un saluto ti può salvare, questo è un consenso. Con ogni lingua deve tremando muta, e gli occhi non ardiscono di guardare. Questa donna è straordinariamente grande, è capace di ammutolire tutti con la sua grazia e la sua bellezza. Ella si dà sentendosi laudare benignamente ed umiltà vestuta. E pare che sia una cosa venuta da cielo in terra miracolo mostrare. Per questa donna è normale, mentre cammina per una strada, sentirsi lodata
da chi la vede, lei che è vestita di benignità e al contempo di umiltà. E qui c'è un po' quelle grandi novità che arrivano dalla parola di Dante, in questo caso Beatrice è un miracolo, è qualcosa che è venuto dall'alto. Dante quindi innovatore nel parlare di amore, Dante che parla di politica. È un Dante figlio del mondo comunale ma che aspira a qualcosa di superiore, a un ordine che sia sovranazionale, sovraregionale, e qui se la prende con l'imperatore. L'imperatore è Alberto d'Asburgo, che è vivo nel 1300, cioè l'anno in cui Dante immagina di fare il suo viaggio, ma in realtà è già morto quando Dante sta scrivendo, perché ci sono versi più o meno dei primi anni del secondo decennio del 300. La forza che qua Dante mette nella sua parola poetica è sempre legata un po' a quello che vi dicevo prima, cioè la tradizione biblica. Qui Dante sta rivestendo il ruolo del profeta. Il profeta nella Bibbia non è tanto chi guarda nel futuro, ma è chi dice la verità al posto di Dio. E quindi, come i profeti dell'antico popolo di Israele davano dal re a dire guarda che così non va bene, ti stai allontanando da Yahweh, Dante fa un'operazione del genere, si rivolge ai sovrani e ricorda che hanno dei doveri in quanto sovrani cristiani che alle cui dipendenze appunto hanno dei sudditi, devono curare il loro bene su questa terra. Ed è molto severo Dante, Alberto Tedesco Carpantoni, costei sarebbe l'Italia, questo è un pezzettino di Purgatorio VI, l'Italia che è raffigurata da Dante come una sorta di cavallo di bizzarrito, di pelle di bizzarrito, che è fatta indomita e selvaggia, e dovreste inforcare i suoi arcioni, giusto giudicio dalle stelle caccia sopra il tuo sangue, se no vuoi aperto, parte il tuo successore tenenza maggia. Alberto Tedesco appunto è abbandonato l'Italia come un cavallo selvaggio, invece di inforcare gli arcioni, caccia sopra di te, dall'alto, da Dio, un giusto giudizio, cioè una sorta di maledizione sopra te e sopra il tuo sangue, cioè sulla tua famiglia, e sia una maledizione, un giudizio nuovo e aperto, cioè sia qualcosa di straordinariamente nuovo, inaudito e aperto, cioè lo vedano tutti, farai una fine assolutamente brutale, tanto che il tuo successore tenezza la gemma, in realtà che il tuo erede ne tragga timore. Vedete che c'è anche qua una forza che i contemporanei non hanno. Termino la serie dei testi appunto passando dall'alto al basso, con qualcosa di estremamente quotidiano, la chiameremo forse la chiacchiera da bar, da osteria. Qui è Dante che si scambia con Foresi Donati dei sonettacci pieni di insulti, abbiamo appunto la cosiddetta tensione tra Dante e Foresi, le tensioni sono degli scambi spesso vivacemente infamanti, diversi. Non ne abbiamo molti per l'origine della nostra letteratura, non vorrei dire una sciocchezza, ma forse questo è il primo, uno dei primi che abbiamo in italiano. Probabilmente l'hanno tenuto conservato proprio perché era di Dante, se ce n'erano stati prima di lui. Si dicono delle cose in maniera un po' critica, non riusciamo a capire bene cosa si dicono, però capiamo dal tono, insomma, che non hanno mezzi termini. Possiamo anche dire che tra Dante e Foresi corre però un ottimo rapporto, perché Dante poi farà finta Purgatorio 23-24 di incontrare Foresi Donati, ed è un incontro pieno di affetto reciproco, di parole amichevoli. Qualcuno dice, beh, però Dante voleva fare ammenda a queste cose cattive, gli aveva detto, no, probabilmente sono, devo credere a quello che Dante dice nel Purgatorio, cioè che si volevano bene. Questo è l'episodio di, è un gioco di parole probabilmente, che ti testimonia un tenore culturale dell'epoca, e anche il fatto che Dante non disdegnava nessun linguaggio e nessun livello della poesia. Di mezzo agosto
la trovi infreddata. Qui sta parlando della moglie di Forese, cioè ad agosto lei ha freddo, è raffreddata insomma. O sappi che deve fare ad ogni altro mese, cioè se ad agosto ha freddo, è freddolita, raffreddata, pensa agli altri mesi com'è, gennaio, dicembre. E poi qui si va sul pesante, e non le va perché dorma calzata, cioè non le serve dormire, qui ci sono diverse interpretazioni, cioè dormire calzata vuol dire dormire con le calze, dormire ben coperta, ben vestita. Secondo qualcuno c'è anche insomma un'allusione oscena, nel senso che per loro calza sarebbe l'organo genitale femminile. Cioè, i più grandi studiosi si sono impegnati su questi versi e non riescono mai ad arrivare a una sicurezza circa il significato. E poi c'è questa stoccata merzè del copertorio cacquattolino, cioè non le serve dormire ben coperta. Ed è colpa proprio della coperta del copertorio, che è cortonese. Cortonese, così in senso banale, con la coperta di cortona, ma qui poi in vero senso la coperta è corta, con un'allusione oscena al fatto che Forese non è in grado di scaldare bene la moglie. Poi Forese risponderà a Dante: sì sì, parli tanto, guarda che tuo papà invece faceva l'usuraio. E insomma questi colpi, questi fendenti tra i due ricattatori insomma ci aprono uno squarcio sulla grandezza di Dante, la cui grandezza è appunto non disdegnare niente, nessuna possibilità della poesia, e direi neanche nessuna possibilità che offre la nostra umanità. Grazie.